una breve sintesi, così introduco velocemente la relazione, anche perché ci hanno seguito in molti, qualcuno è entrato in corsa e faceva delle domande. Nelle relazioni, le cinque relazioni che si sono succedute, abbiamo visto il mercato del grano duro e del grano tenero, l'andamento dei prezzi durante e dopo la pandemia. Siamo stati ottimisti dicendo che la pandemia finisce, speriamo bene, e abbiamo visto che, insomma, bisogna essere positivi, non ci saranno tutti gli elementi positivi che hanno caratterizzato il 2020, ma c'è una continuità e quindi non ci deve essere alcuna scusa per trascurare la tecnica di produzione del frumento, che deve essere invece mantenuta. Come negli ultimi 10 anni, posso dire, c'è stato un cambiamento notevole nell'approccio alla coltivazione dei grani, con una maggiore competenza, una maggiore professionalità. Poi siamo entrati a gamba tesa nell'argomento della PAC e delle nuove politiche europee. Abbiamo visto il Green Deal e soprattutto la strategia Farm to Fork, che, come diceva il professor Biaggi, è stata messa a punto soprattutto dalla direzione Salute e Santé dell'Unione Europea. E qua mi viene da dire, citando Mogol Battisti, che cosa ne sa la DG Sante di un campo di grano, nel senso che, come abbiamo visto, l'obiettivo di una riduzione così senza criterio del 50% dei principi attivi si scontra invece con quello che abbiamo visto oggi. Una ricchezza di un portafoglio ti permette di mettere a punto delle soluzioni mirate in ogni area, e oltre che avere un'efficacia per risolvere i vari problemi di riserbo e anche di difesa, consente di essere più sostenibili, perché abbiamo visto tutte quelle bandierine, il papavero resistente, la senape resistente, l'olium, su cui ci sono molte domande che rivolgerò ai tecnici oggi, e vi posso assicurare che in campo tutte le volte che ci sono queste malerbe che crescono, si scatena il panico e aumentano anche i bombardamenti di qualsiasi possibile soluzione che magari non è efficace. Invece intervenire al momento giusto e con il prodotto giusto studiato ha un risvolto sulla sostenibilità notevole. Abbiamo visto che negli ecoschemi ci sono delle aperture per l'agricoltura, per la carbon farming, ma soprattutto per l'agricoltura di precisione, e questo può essere lo spazio per premiare gli sforzi che stanno facendo i cerealicoltori per mettere a punto una tecnica efficace che dà poi dei risultati anche commerciali, perché poi quando si produce bene si ottengono anche ottimi risultati di rese, ma anche di qualità, che nelle borse merci o nella CUM vedremo per il grano duro, intendono essere premiate. E poi dopo abbiamo visto tutte le situazioni, soprattutto le problematiche di diserbo, che è l'argomento di questi giorni, si sta iniziando a trattare, divise per il nord e il sud e tutti gli atteggiamenti che vanno adottati grazie al ricco portafoglio di prodotti di cui abbiamo parlato assieme a Syngenta. Allora, io apro lo spazio, ho alcune domande che avevo già rivolto a Biaggi, che chiuderò magari in fondo, perché sono relative proprio agli ecoschemi e si tro può trovare spazio una visione orientata all'agricoltura di precisione, oltre che. E entro subito, adesso cerco di leggere le domande, che sono tante, non vorrei perderlo, ma sull'olium ce n'erano due. Uno era relativo all'Umbria, quindi Italia centrale, con un aumento delle infestazioni. Un'altra domanda, se riesco a trovarla, era comunque, adesso me la ricordo a memoria, era: non conviene affrontare l'olium in maniera preventiva in fase di preemergenza, perché conviene aspettare dopo? Ecco, sì, era proprio così. Michele Sottile, per impianti difficili tipo l'Oietto, perché non intervenire in preemergenza con prodotti specifici? Grazie. Iniziamo a affrontare questo problema, visto che ci sono più domande sull'olium. Mirko, vuoi partire tu? Do una risposta su diversi livelli, poi magari Gio Giuseppe mi aiutano. Sicuramente l'Oietto è una delle problematiche emergenti oggi nel campo delle graminacee, con controlli non sempre facili a seconda poi delle specie, Rigidum o Multiflorum. E poi entriamo anche nella dinamica delle resistenze, tolleranze o resistenze. Ma qui ci sono tre livelli di risposta che si possono dare. Sicuramente le corrette pratiche agronomiche, la gestione anche del presemine, l'utilizzo del glifosato, ad esempio, può essere molto utile nell'eliminare biotipi difficili o resistenti, questo sicuramente. Visto che oggi in Corteva noi ci stiamo lavorando moltissimo, a breve avremo qualche soluzione anche di post-precoce. E quindi ci stiamo così facendo le ossa su questa problematica. In alcune prove dove abbiamo fatto un pre con glifosate, praticamente nella prova non c'era più niente. Questa è una prima risposta. Una seconda risposta, sicuramente per quanto riguarda i post-emergenza vanno utilizzati al meglio.
quindi interventi precoci, se sappiamo che abbiamo problemi di roietto, dose massima, utilizzo del bagnante alla do massima dose, magari possiamo anche non fare miscele, fare solo il trattamento graminicida. Questo per il post. Assolutamente sì, oggi ci sono prodotti di pre o post precoce. Tendenzialmente forse il post precoce è un po' meglio del pre, ci avviciniamo alle piogge, sfruttiamo meglio anche l'umidità del terreno. Ci sono diverse molecole disponibili, non sono nuovissime, sono un po' vecchiotte, ma vengono così riprese. E anche Corteva ci sta lavorando, arriveremo a breve. Punto importante da dire sull'oietto e su questi prodotti è che sono prodotti che vanno in programma, ovvero sia non sono prodotti che vanno a sostituire altri, ma quando ci sono queste problematiche di resistenza, tolleranza, prendiamo l'oietto, dobbiamo metterci nella testa di cominciare magari con un pre-semina, fare un post precoce e andare poi a fare il post classico. Perché questo? Perché controllare l'oietto non è facile, primo. Secondo, possiamo avere una popolazione mista di diversi biotipi, quindi magari il prodotto di post precoce mi controlla alcuni biotipi resistenti, ma non mi controlla gli altri. Oltre magari non controllarmi avena, falaride, bromo, eccetera. Quindi diciamo va costruito un programma complessivo. Ecco, non so se sono riuscito a rispondere, ma questo era un E po'. sempre a proposito dell'Onium, la domanda che facevo dell'Umbria di Stefano Braghetta dice, testimonia che stanno aumentando le popolazioni di l'Onium resistente agli erbicidi Accasi e ALS. Intanto chiedo a Giuseppe Lodi se è vero, visto che si parla dell'Umbria, se è questo oppure se sono biotipi diversi. Sì, ecco, è corretto. Diciamo che il sovrutilizzo, ma soprattutto la monosuccessione culturale hanno creato comunque la presenza di questi biotipi resistenti. Come diceva Mirko, Guarise, anche noi stiamo lavorando con dei programmi specifici che tengono in considerazione dei prodotti che hanno un meccanismo di azione diverso e che vengono applicati o in pre o in post-emergenza precoce. Diciamo che le soluzioni ci sono. Hanno un costo anche queste soluzioni perché la resistenza, diciamolo, cioè è un costo anche per l'agricoltore, è un costo per la società, ma è un costo anche per l'agricoltore, però va gestita. È chiaro che il primo passaggio è sempre la scelta agronomica, quindi ampie rotazioni, prodotti con meccanismi di azione diverso. Quando non si possono fare delle ampie rotazioni, chiaramente dobbiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi prodotti che vanno applicati seguendo le direttive di pre e post emergenza precoce, insomma. Perfetto, invece Giuseppe Marino rivolgo una domanda che ci arriva dal sud, se con Zipar 1 litro ettaro con Folormix ci permette di combattere lo stoppione, inoltre se sono miscelabili con fungicidi. Non c'è il punto interrogativo, ma Mario Ferrucci penso che voglia rivolgere la domanda su questo aspetto. Allora, Zipar, allora sicuramente la miscela è fattibile, la miscela con il fungicida è fattibile, ma l'efficacia può essere buona o cattiva, dipende molto anche dalla temperatura. Nel senso che se abbiamo grandi escursioni termiche, come in questo momento con il giorno che abbiamo con una temperatura che arriva circa dai 15 ai 20 gradi e la notte ai 2 gradi, è molto probabile che il fungicida faccia ingiallire il grano, cioè abbiamo un ritorno inverso come un sintomo di clorosi, ma fondamentalmente è un ingiallimento. E quindi si sconsiglia di miscelare il fungicida con un ampio gap di temperatura. Per quanto riguarda lo Zipar su stoppione, lo Zipar controlla lo stoppione soprattutto nelle prime fasi con con rosette piccolissime. Quando abbiamo la crescita dello stoppione, così come del cardo, visto che sono delle perennanti, il miglior prodotto, la nostra migliore soluzione rimane sempre il Columbus. Per Guarisi, una domanda veloce, i prodotti Corteva rientrano nel disciplinare di produzione biologica, scusa, integrata, mi correggo subito, una Sì, secca. magari mi correggono, ma credo che il 95% delle nostre molecole sia incluso nei disciplinari, nelle diverse regioni, anche nelle linee guida nazionali. Quindi da questo punto di vista abbiamo luce verde in pieno. Corretto, corretto, tutti i prodotti sono inseriti nei disciplinari di produzione. E se utilizziamo Zipar con segno no Flormix, non è necessario il bagnante? Va sempre messo. Bagnante.
ha sempre bisogno del bagnante, quindi non va mai tolto. Poi lo zipper può aiutare sicuramente, ma questi graminicidi vogliono sempre il bagnante, questo è veramente obbligatorio. Non bisogna dimenticarlo mai. Chiamo in causa invece Stefano Serra su alcune domande che sono arrivate. Ne era arrivata una subito sul grano gluten free, ne sono arrivate anche qualcuna sul grano biologico. Sul gluten free si lamenta che i prezzi sono troppo alti, ma e comunque diciamo questi grani speciali e la domanda può essere estesa in questo senso. Abbiamo visto nella relazione di Viaggi l'attenzione per l'origine, anzi in realtà l'origine, il Made in Italy era nella tua relazione, Stefano Serra, ma l'attenzione viene rinfocolata, diciamo che la strategia From Farm to Fork dal nome dovrebbe puntare a questo, cioè aumentare il legame tra i campi e le tavole e quindi aumentare anche la produzione locale. C'è anche la parte della contrattualistica, c'è già un segnale sul mercato, su queste caratteristiche speciali vengono premiate? Quindi Cioè, sicuramente sì. speciali e caratteristiche speciali. Cioè, sicuramente vengono premiate anche perché è un, come si dice, è un settore, quello della pasta, diciamo la gluten free, che correttamente dovrebbe essere più, cioè pasta e farine anche, perché un'altra cosa importante, diciamo che su questo aspetto del gluten free è più che diciamo, la celiachia e l'intolleranza. E l'intolleranza è diffusa, ma molto, ma molto, molto più di quanto pensiamo noi. Per cui diciamo che a livello nazionale, seguendo il concetto dell'italianità, come c'è la pasta secca 100% semola italiana, c'è anche molto interesse ad avere queste tipologie, diciamo, di prodotti che possono essere dal grano saraceno, alla quinoa, all'amaranto per fare le farine minori, poi chiaramente si va sulla farina di riso e il mais, che sono quelle principali, per fare paste, diciamo, gluten free. L'interesse sicuramente c'è, a livello, diciamo, di contrattualistica, direi che si segue quello che è la contrattualistica per i grani tradizionali, cercando di fare contratti di coltivazione mirati, e l'italianità, da quello che mi risulta, è ancora un fattore, cioè è un fattore ulteriormente, diciamo così, per convincere, perché ci sono anche le alternative. Io, cioè, non nascondo che, per esempio, sul grano saraceno il Mar Nero ha una produzione molto ampia, però si dà una, diciamo, una grossa enfasi a quello prodotto in Italia, anche perché probabilmente c'è anche un concetto di salubrità, di controllo della filiera, che dà più, come si dice, adito a marginalità. Penso che sicuramente ci sia un grosso interesse in questo senso. Io penso proprio di sì. Invece il grano con caratteristiche, che questa locuzione che salta fuori poi quando le caratteristiche non si trovano. Il grano duro, no, viene cercato quando per Il analizzare. grano con caratteristiche è quello che essenzialmente sarebbe la soluzione alta qualità. Ecco, infatti quando io prima accennavo dell'intolleranza al glutine, perché? Perché talvolta viene, diciamo, usato il glutine di per sé per migliorare quella che può essere la forza di una farina e altre cose. Ecco, questi vengono indicati in alcuni casi come poter essere degli effetti scatenanti. Però il grano con caratteristiche viene fatto con semente, diciamo, selezionata, con diciamo, con un capitolato di coltivazione ben, diciamo, definito e seguito alla lettera. E sinceramente io ho visto un miglioramento negli ultimi anni notevolissimo della qualità prodotta in Italia, con le componenti più svariate, fra cui quelle che hanno presentato questa sera gli amici di Corteva. Cioè, Incideranno i prodotti di Corteva sicuramente. Come sicuramente sì, anche perché direi che sul frumento ha fatto un bel salto avanti, secondo me. infatti è così. Allora, Davide Viaggi, c'è una domanda anche per te che è molto lunga, mi sono dovuto concentrare, però diciamo che il succo è l'ho persa di nuovo, ma prevedere, salve, sono Daniele Vecchiotti, lo scrive, quindi lo dico, dottore in agraria. Ma inserire nella nuova PAC degli obblighi molto vincolanti. Qui fa l'esempio della riduzione dei nitrati, no? Quindi poi c'è su come farla in alcune aree e non in altre. Quindi la nazionalizzazione della PAC riferita agli ecoschemi non crea non rischia di prodursi in uno svantaggio sia agricolo che commerciale, appunto per le aree dove adottano questi vincoli. Quindi è una cosa riferita all'ecoschema, ma è una domanda
non soltanto per riguardo al vincolo della riduzione dei nitrati, ma a tutto quello di cui abbiamo parlato relativamente agli ecoschemi e alla condizionalità. Non c'è più il greening, ma c'è un menù molto ampio, e se la scelta viene lasciata a livello nazionale, poi magari anche regionale, anche le regioni in Italia intervengono sempre, no? Si rischia di squilibrare fortemente il mercato producendo svantaggi in quelle zone. Prego. Allora, se fossero interventi vincolistici puri, sì, chiaramente. E in realtà l'idea è proprio di non intervenire con dei vincoli e basta. Quelle cifre di riduzione di fertilizzanti e fitofarmaci che ho fatto vedere all'inizio sono degli obiettivi, che però negli ecoschemi, diciamo, il contributo degli ecoschemi dovrebbe essere con una formulazione di carattere volontario per gli agricoltori, mentre invece avrebbero carattere di obbligatorietà con certi vincoli di bilancio per gli stati membri. E il fatto che siano volontari significa che si possono adattare alle realtà delle aziende, quindi presumibilmente potrebbero concentrarsi in zone in cui la partecipazione è economicamente più sensata, probabilmente anche però con una riduzione dell'impatto rispetto a quello che sarebbero dei vincoli. La cosa su cui io non sono in grado di rispondere è quale sarà il passaggio con le regioni in Italia, perché si tratta di misure che tipicamente siamo abituati a vedere disegnate a livello regionale nella forma che hanno preso nei PSR, e sicuramente devono essere legate al territorio, perché altrimenti non si reggono. Quindi questa mediazione tra Stato, Regione e poi all'interno delle regioni, se parliamo soprattutto di fertilizzanti, sappiamo che c'è tutta una zonizzazione anche legata alle direttive nitrati, eccetera, che mette in qualche modo un inquadramento territoriale ulteriore, è da capire secondo me come andrà. Sicuramente, oltre agli ecoschemi, adesso anche in base a quello che è stato detto nelle altre relazioni, è molto evidente, credo che sia tutto il tema dell'innovazione da sfruttare. Non credo che ci sia schema che regga se non si va avanti velocemente sull'innovazione nella difesa, nella fertilizzazione delle colture e chiaramente anche della genetica. Sì, facevi vedere i dati dei 60 GOI sui cereali. Devo dire che molti di quelli sono legati a aree montane o cereali biologici, almeno non ho approfondito come hai fatto tu. Però a me un po' mi ha allarmato il fatto che invece nei progetti Horizon non ci fosse nulla sul frumento, sul grano. Devo dire la verità, io ho scritto spesso sul fatto che per la necessità di avere impact factor molto alti, molto spesso ci si occupi della malattia più strana, della cultura più strana, e poi si trascurino, insomma, le ruggini del grano o le malerbe del grano. Da questo punto di vista devo dire che Horizon ormai formula delle tematiche di ricerca molto finalizzate su problemi più o meno orizzontali e pochissimo su singole colture. Diciamo nel Horizon 2020, ad esempio, sono un progetto sulle leguminose, ma forse è l'unico caso che mi viene in mente di qualcosa di mirato su una specie o un gruppo di specie. Si occupa più di tematiche orizzontali, dove poi sta ai ricercatori e a chi partecipa ai progetti, che adesso in gran parte sono multiattore, quindi coinvolgono anche l'industria, gli agricoltori, eccetera, a declinarli sulle specie. Il problema, secondo me, per quanto ne so io della ricerca pubblica, non è tanto a livello europeo, ma è a livello di paese. Nel senso che noi abbiamo veramente pochissima ricerca finalizzata su quelli che sono i punti di forza nazionale mirati, mentre invece, per quanto ne so, in altri paesi le cose vanno in modo abbastanza diverso. Questo è sicuramente un tema. Avevo anticipato prima un approfondimento sull'aiuto accoppiato, magari sul frumento duro, se si sa qualcosa, se c'è un dibattito che sta partendo. E l'altra domanda era sulla contrattualistica, perché hai detto che c'è un aspetto di contrattualistica che l'Europa vorrebbe premiare anche un passaggio dal concetto di filiera al concetto di struttura, e nella contrattualistica entreranno anche elementi sulla qualità e soprattutto sulla sostenibilità. Ma in che modo? Il tempo è poco, ma se si vede, se no lo scriveremo su Terra e Vita.
come le domande che arrivano No, sulla. Stefano Serra, già ci avevo chiesto, sulla CUN arrivano delle domande, porteranno vantaggi nella definizione del prezzo? Vedremo, ma lo scriveremo su Televita, ancora non si sa. Invece, aiuto accoppiato grano duro? Sì, no, forse, o anche gli altri cereali? allora, quello che si farà non lo so, sicuramente credo che l'esigenza dell'aiuto accoppiato dipenderà anche da come vanno i mercati, perché quello in parte dovrebbe compensare magari certe situazioni di mercato. Dal punto di vista di politica generale, credo che sia importante che quello non sia una rendita, ma sia collegato anche a qualche requisito che poi dà un senso alla filiera. Già adesso c'è quel vincolo sull'uso di sementi certificate, mi pare. In prospettiva ci potrebbero essere altri elementi. Il discorso che facevo sui contratti è un po' una tendenza che va al di là della PAC, nel senso che la PAC non è che impone quelle cose lì, però vedendo quello che sta succedendo mi sembra un percorso potenzialmente interessante anche in connessione alla PAC. Un tema potenzialmente importante per questo è capire che cosa succederà con l'organizzazione dei produttori e il finanziamento dell'organizzazione dei produttori. Io adesso sono in un tender per la Commissione europea, in cui stiamo studiando l'impatto, perché una delle questioni sul tavolo è l'allargamento degli aiuti che adesso sono mirati all'organizzazione dei produttori nell'ambito frutta e ortaggi, mi sembra, ad altre filiere a scelta nazionale sulla base dei piani strategici nazionali. Secondo me quello sarebbe il percorso per dare veramente un significato più organico sia ai contratti sia all'innovazione legata agli aiuti. Non so dove siamo in Italia esattamente in questo momento sul pensiero politico sul tema, onestamente. Grazie, grazie mille. Stanno arrivando anche delle altre domande, ma siamo ormai al tempo di chiudere. C'è in particolare, vabbè, chi è preoccupato sugli effetti del Columbus sul coriandolo in rotazione. Non so se si dà una risposta veloce, ma noi le daremo anche sui nostri siti. Oggi abbiamo avuto molta attenzione sugli aspetti tecnici e sul frumento negli anni passati non era così scontato. Insomma, sono su Televita, scrivo da parecchio e negli anni passati sembrava passare in secondo piano la tecnica, invece la tecnica prima di tutto e probabilmente la prossima politica agricola speriamo che dia valore a questi sforzi di migliorare la coltivazione in campo. Per concludere questa giornata, oltre a invitare tutti i nostri numerosi relatori che ci hanno seguito fino adesso, sono ancora adesso oltre 500, a continuare a seguire questo argomento che svilupperemo sul sito di Terevita e sulla rivista, ovviamente la rivista è su abbonamento, preferiremmo che la seguiste lì. Un accenno velocemente per chiudere a quello che sta capitando in campo. Siamo nel pieno del diserbo, Mirko e Certo. Giuseppe. E Giuseppe Lodi, poi abbiamo anche parlato un accenno alla difesa con questi prodotti nuovi, quindi subito dopo faremo la difesa. Intanto io ricordo che il posizionamento giusto di questi prodotti ha dei vantaggi sulla qualità, nettamente migliore, allungano il ciclo vegetativo e il greening, e quindi alla fine parliamo tutti la stessa lingua. Per produrre meglio il grano ci vuole l'attenzione della tecnica e occorre che politica agricola, mercato e agronomia vadano d'accordo, giusto? Mirko, a te, poi se qualcuno vuole aggregarsi. Sì, direi di sì, siamo nel pieno del diserbo grano, è partito, poi insomma è tornato un po' di freddo, ci siamo un po' fermati, ma siamo nel pieno delle applicazioni, insomma. Il mood, il sentimento è buono, il grano comunque è in buone condizioni, le piovosità sono state direi più che buone, quindi insomma la campagna sta procedendo, i contratti di filiera sono ancora sempre molto importanti, molto presenti, quindi direi che è un settore che sta andando molto bene. Trainante e dall'altro lato ovviamente la tecnica è sempre più importante. Se vogliamo fare produzione e fare reddito, quindi fare profitto, abbiamo bisogno di produrre bene. Per produrre bene ci vuole una buona tecnica e Corteva è qui per offrire la migliore tecnica possibile ai cerealicoltori. Grazie mille, siamo giusto in tempo per la cena, abbiamo fatto le 8 meno un quarto, quindi pronti per mangiare prodotti italiani, fatti con cereali italiani. Ringrazio i nostri preziosi relatori per le interessantissime notizie che ci hanno dato nelle loro relazioni e chi ci ha seguito numeroso fino adesso. Continuate a seguirci, stay tuned e un caro saluto alla prossima occasione.